Debutto in Team Cup, primo impegno ufficiale della stagione, la prima di Luciano Zauri sulla panchina del Pescara. Proprio per questo, quella col Mantova, serata da ricordare. Sono emozionato il giusto, io e il mio staff comunque abbiamo questa bella responsabilità, no? Entrare nello stadio, l'ho fatto da tifoso quando ero bambino, poi l'ho fatto da calciatore, poi passando da collaboratore, è chiaro che adesso è un'altra sensazione, è diversa, ma sono convinto che sarà la più bella. L'imperativo, vietato sottovalutare il Mantova, squadra di Serie D ma capace nel primo turno di espugnare Siena. Allora, il Mantova è una squadra molto organizzata che ha delle belle idee. Tanto per citare qualche sistema, col Siena hanno giocato con un 4-3-3. Hanno due esterni che giocano a piede invertito, un attaccante che ha giocato strutturato. Quindi è una squadra che gioca, ha delle buone trame. Il calcio d'agosto è sempre particolare, ma in questo caso, dove c'è anche questa situazione in cui si gioca nel passaggio del turno, insomma, è una squadra da prendere con le molle e dobbiamo stare assolutamente attenti. Il probabile 11, Trepali rientra Vincenzo Fiorillo, neo capitano biancazzurro. Balzano, Bettella, Scognamiglio e Del Grosso in difesa. Palmiero, regista, interni, Busellato e uno tra Ventola e Memuscei. Davanti Galano e Brunori a supporto di Tumminello. Anche il Mantova sarà schierato dal tecnico Lucio Brando secondo i canoni del 4-3-3. Il portiere greco classe 99, Vasilios Athanasiou tra i pali. Il marocchino Serbuti, Aldrovandi, Carminati e Pavan a comporre il reparto arretrato. Diglio, Mazzotti e Giorgi, ex Ascoli lo scorso anno per un periodo a Teramo a centrocampo. Mascari, Guccione e Scotto in attacco. Inizio ore 20 e 30, dirige Rapuano di Rimini. Gara secca in caso di parità previsti supplementari e eventualmente calci di rigore. Se il Pescara vince, probabilmente incrocerà l'Empoli del grande ex Mancuso che se la vedrà in casa con la regina. Seconda parte della conferenza interamente dedicata al mercato. Tanti gli spunti, si comincia da Brunori, esterno tipico. Secondo me Brunori lo può fare con caratteristiche diverse che mi piacciono tanto, perché è un ragazzo che ha fame, come si dice, che ha voglia di arrivare. In sintesi, non c'è bisogno di un altro esterno. No, l'esterno serve, no, l'esterno serve assolutamente, ma ripeto, Brunori l'avevo visto chiaramente nei video, eccetera, però vedendo l'allenamento è un giocatore molto interessante che può fare anche quel ruolo. Il discorso degli esterni, Intanto ha cominciato da esterno in carriera. perché lo può fare assolutamente. Imprescindibile il centrocampo a tre, se dovessi decidere di cambiare modulo. Beh, ma Io questo quello volevo dipende anche capire. da se dovesse arrivare un esterno diverso da un attaccante esterno. Magari arriverà un esterno da centrocampo a 4, per esempio, allora magari si potrebbe pensare a qualcos'altro, però in questo momento non abbiamo un esterno di quel tipo, per cui in mezzo a campo possiamo giocare a due o a tre, ma non a quattro, tanto per capirci, perché non abbiamo un giocatore che possa fare quello. Si può adattare Cisco probabilmente, ma comunque è un giocatore anche in cerca ancora di un ruolo, secondo me. Cioè, Non servirebbero sappiamo. altri quattro giocatori per completare l'organico, secondo te? Beh, Cioè, tre in questo mezzala, momento sì. In esterno, difensore centrale e terzino questo sinistro. momento sì, tre sicuri. Tre Terzino sicuri. sinistro? Se troviamo una soluzione interessante, ci potremmo anche pensare, sì, perché no? Tempo fa avevamo anche l'incognita Ugo, adesso lui ha sistemato il discorso, quindi ha firmato, no? Perché era un periodo ancora dove non si sapeva. Ugo sta andando in continuità, quindi fermo restando che Ugo purtroppo qualche volta accusa qualche problema muscolare, però è un giocatore che se sta bene ti può garantire qualche partita o qualche subentro, eccetera. Anche Cerni, quindi consideri. Alessandro è l'altro giocatore che secondo me ha bisogno di andare a giocare. Quindi in questo momento è tra quelli che può andare. Un nome che non è nuovo è un po' il nostro Ventola, che è un ragazzo che insomma, è stato aggiunto un po' alla fine, però è un ragazzo assolutamente affidabile. Anche per lui vale lo stesso discorso, vedremo a fine mercato che cosa è arrivato o meno e quindi decideremo se tenerlo. Non vale la pena chiaramente tenerlo per fargli perdere un anno, quindi lui rimarrà se la rosa lo consente perché farà parte comunque dei 6, 7 al massimo centrocampisti. Però secondo me la mezzala con quelle caratteristiche lo può fare, assolutamente. Il centrocampo di Palena era più forte perché era numericamente più forte, eravamo 6. È chiaro che numericamente abbiamo bisogno di qualcos'altro perché
facendo un cambio in mezzo al campo oggi andresti ad abbassare notevolmente un po' la qualità, quindi in quel senso sono d'accordo che il fatto che a Palena avevamo più scelta rispetto a oggi, quello sì. In mezzo serve per caratteristiche una mezzala che cambi passo rispetto a quelli che hai in questo momento, no? Perché Tabì magari era l'unico. Sì, io allora se arrivasse una mezzala anche tecnica non mi darebbe fastidio assolutamente, anche una mezzala simile a quelle che abbiamo. È chiaro l'idea di se arrivasse una con caratteristiche diverse, allora andrebbe meglio per completare un po' il discorso di prima. Sì. A me piacerebbe avere la compattezza che aveva la squadra l'anno scorso, ma qualche metro più avanti. È chiaro che probabilmente non ci si riuscirà, però che stia un po' più su, sì. Che abbia un po' di palleggio in più, assolutamente sì, e l'idea è appunto quella di avere un centrocampo che voglia la palla, che sappia giocare a calcio, ma di spostarsi qualche metro più avanti. Giro palla da dietro è un'impostazione che hai dato tu, mi pare, no? Mi sembra. Sì, a me piace fare questo, abbiamo un giocatore davanti a seconda che sia Palmiero come caratteristiche, Bruno qualche volta ci darà una mano sicuramente, però come idea se hai due centrali e play che giocano a calcio è più facile proporre gioco, quindi abbiamo questa situazione e è chiaro che con la loro disponibilità si proverà a fare questo.